Buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di Maker Chef Ricette Digitali. Oggi parleremo di un argomento un po' complesso, ovvero gli edifici stampati in 3D, perché la stampa 3D sta prendendo piede in questo periodo e lo faremo con una personalità di spicco della musica dell'arte italiana, un maker di canzoni e di libri, Enrico Ruggeri. Dopo la sigla. D'acciaio, lasciare adessiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef. Stampare edifici 3D in Africa. Studio di nuovi sistemi costruttivi e nuove metodologie di progettazione relazionate alla stampa 3D per il settore dell'edilizia applicabili al contesto africano. Sono in fase di studio le potenzialità della tecnologia, sia nel campo del design che in quello della costruzione, tramite moduli sperimentali testati attraverso modelli di studio a piccola scala. Bentornati a Maker Chef, facciamo entrare l'ospite di oggi, Enrico Ruggeri, esperto. Eccoci, buongiorno. Di misteri. Esperto di misteri in generale, ma esperto in qualche modo, come dicevi prima, di musica e di libri. Un maker di musica e di libri. Assolutamente. Quindi, se, con chi possiamo parlare se non con un maker di costruzioni e di misteri? Beh, certamente, perché anche in fondo ogni costruzione è un mistero. Certo. E ogni costruzione può essere una rivoluzione. Lei ha mai sentito parlare della costruzione di edifici in 3D? In Africa? Beh, guardi, la storia è piena di meraviglie, certo. Diciamolo chiaramente. E io penso, come si posso dire anche la mia, perché è importante anche il pensiero soggettivo dell'essere umano, è il pensiero soggettivo a costruire le prime rivoluzioni. E io, in quanto uomo, in quanto artista, penso sia possibile in qualche modo. Cosa ci vuole per costruire? Per fare delle costruzioni importanti in 3D ci vuole un'ottima forza lavoro. E come lei sa, io da buon lombardo posso suggerirle degli operai bergamaschi. Gli operai bergamaschi riuscirebbero sicuramente in questa impresa. Non dico in 3D, però in una settimana un villaggetto ve lo mettiamo su con il bar annesso, eccetera. Possiamo farcela, sono sicuro. Dovrò specificare un po' meglio questo concetto del 3D, ma intanto colleghiamoci col Maker Faire e vediamo questa realizzazione stampa in 3D. Ah, sei la Lady Maker famosa di ieri, cioè lei ha vinto il premio ieri, attenzione. Lei è la Lady Maker 2021, ragazzi, non cose così. E come mai? Perché sei la Lady Maker 2021? Cosa hai fatto? Evidentemente il mio progetto è piaciuto a qualcuno. Sono venuta qua a esporre quello che io ho studiato negli ultimi mesi assieme allo studio TAM associati, ossia abbiamo fatto una ricerca di come la stampa 3D possa essere applicata all'architettura, quindi a grande scala. La mia esperienza è stata di cercare delle forme, i limiti, un po' le potenzialità della stampa 3D ad argilla a piccola scala, ovviamente. Perché tu sei la costruttrice di case, sì, in 3D. IGTP. Io le stampo in argilla. Argilla. Mettendole in forno diventano ovviamente più resistenti. Sì, come il vaso d'argilla che tutti ci immaginiamo fatto col Poi come col lo corneo. Porti in scala in grande? Cioè, nel senso, vai in un posto, come puoi costruire una cosa così grande? Perché esistono delle mega stampanti 3D. E devi portare proprio le stampanti 3D in cui butti dentro l'argilla e passa praticamente un Il principio un è lo stesso, solo è più grande, ovviamente è enorme, i materiali sono diversi, ogni stampante ha il suo materiale per adesso, magari un giorno ci sarà una stampante che userà tutti i materiali. È interessante, un'azienda italiana che stampa con materiali ecologici perché usa la terra del luogo, l'argilla e gli scarti dalla lavorazione del riso, quindi... Ma ci siamo già arrivati, cioè esistono già delle abitazioni in 3D, cioè costruite così, o non esistono ancora? Sì, ci sono, non ancora molto diffuse, bisogna risolvere ancora dei problemi tecnici
soprattutto strutturali, però ci sono i primi esperimenti. A proposito di costruzione e di maker di costruzioni e di piramidi, abbiamo scoperto che le piramidi egiziane, tra cui la più famosa, la piramide di Cheope, è stata costruita in un'epoca in cui non si sa come possono aver fatto. E lei ci ha raccontato che c'è una piramide di cui nessuno ha coscienza. Qual è? Bravissimo, queste sono cose che abbiamo affrontato quando abbiamo parlato di misteri. Ebbene, c'è stata perlomeno una piramide gemella di Cheope. E stiamo parlando della piramide di Miope, che però in pochi hanno visto. È una cosa molto particolare. La piramide di Miope è un mistero, è una realtà. Lo scopriremo la prossima puntata. Sicuramente pochi le hanno viste. Sicuramente. Vediamo un inserto dal Maker Faire. Questo lavoro nasce da un'esigenza molto pratica, nel senso che io mi occupo da anni ormai della progettazione per emergency, ho fatto tutti gli ospedali di emergency dal 2004 a oggi, e è nato l'idea di costruire, provare a sperimentare la stampa 3D. Cioè, non è che ha detto una robina, eh? Io no, ma ascoltando, ho detto gli ospedali per emergency. Avvicina di più il microfono, se si sente, perché è importante. E abbiamo visitato la ditta WASP, che peraltro è un'eccellenza a livello mondiale, abbiamo realizzato in questi 2 anni di studio, e abbiamo provato a immaginare di costruire questa clinica. La tecnica è, come diceva Deborah, ancora, ieri un signore ha fatto un ottimo esempio, siamo ancora alla bicicletta, quella con la ruota grande, cioè la tecnica c'è, non è ancora completamente industrializzata, il rapporto tra costi-benefici non giustifica ancora una stampa, però è un orizzonte interessante, cioè l'industria dell'edilizia è la più arretrata del pianeta. Però ti chiedo, è un orizzonte orizzontale? Cioè, veramente, nel senso che si andrà più non verso l'alto delle case, ma soprattutto in questi paesi probabilmente non ha senso e serve... Qui si apre un capitolo enorme, cioè, per esempio, parlando di tecnologia, al momento uno dei grandi limiti della stampa 3D è che non riesce ad andare in altezza, cioè, per cui cosa hanno fatto? 4 piani, 3 piani, insomma, poi che si debba andare in altezza o meno si apre un altro capitolo. Ma 4 piani non sono mica pochi. Stampati 4 piani? Io pensavo al massimo una casetta piccola. No, però siamo ancora totalmente in fase sperimentale. C'è un progetto in Sud America dove hanno stampato delle case, diciamo, con le finalità sociali, che però sono dei cubetti, insomma, siamo ancora a questo livello. Benvenuti all'Ignoto, la rubrica del mistero di Maker Chef. Molti si stanno chiedendo come è possibile realizzare degli edifici stampati in 3D in Africa, un continente che ha delle evidenti difficoltà dal punto di vista tecnologico. Ebbene, noi di L'Ignoto siamo andati a fondo ed abbiamo chiesto ai nostri esperti di analizzare la millenaria cultura egiziana per scoprire quali risorse gli antichi maker hanno utilizzato per edificare le maestose costruzioni che ancora oggi suscitano diverbi tra gli storici riguardo la loro edificazione. Alcuni ritengono che la forza lavoro abbia contribuito notevolmente al progetto. I sindacati degli schiavi egiziani si dice non fossero proprio il top per quanto riguarda l'efficienza, e i lavoratori si lamentavano per il fatto che 122 ore settimanali fossero leggermente troppe. Va detto che questi egiziani non si accontentavano mai. Ci sono stampanti di diversa natura, si stampa on site, si stampano conci da prefabbricati da portare, i cinesi stanno stampando in orizzontale e poi alzano, per cui siamo ancora in questa fase in cui c'è tutto da sperimentare, però sicuramente è un orizzonte su cui investire, e probabilmente sarà la risposta alla prefabbricazione attuale. Cioè, è certo questo, cioè, nel senso che
la robotica entrerà in cantiere perché sarà più veloce, puoi lavorare 24 ore su 24. Certo, poi c'è il tema della manodopera, però la filiera è una filiera lunga, per cui anche perché costruire in Africa, ma perché no? Perché se li teniamo sempre fuori dallo sviluppo del pianeta, poi quando questa tecnologia si affermerà, non ci saranno i tecnici e per cui continueranno a importare. E questo peraltro è molto legato ai temi dell'ICTP, che l'ICTP ha centri di fisica nel continente africano, perché l'eccellenza porta eccellenza. Costruire è immaginare e progettare, non è solamente un lavoro fisico, è anche un lavoro molto mentale. E tante volte degli imperatori egiziani stimolavano la propria popolazione a creare. Ma parliamo del più famoso di tutti gli imperatori egiziani e vediamo come le sue idee hanno contribuito alla costruzione di questi edifici incredibili. Beh, certo, per costruire piramidi e altre enormità annesse bisognava sicuramente usufruire di un servizio di trasporti importante. Certo. E fu così che con l'arrivo di Tutankhamon si riuscì a sopperire a questa mancanza. Tutankhamon, un faraone, un semidio che viveva in bilico. Tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. No, viveva in bilico, proprio dentro il bilico, aveva il suo lettino, il fornelletto. E insomma, durante i viaggi si preparava i suoi cibi, ci dormiva, perché il bilico era diventato veramente la sua casa. Una vita modesta anche per un faraone. Vediamo un altro inserto dal Maker Faire. Un volume di cilindrico di raggio 4 metri e alto 3 metri impiegano 72 ore senza che la macchina mai si fermi. Cioè 72 ore metti su una casa di questa, di queste dimensioni? Sì, senza il tetto. Solo le pareti verticali. Sugli orizzontamenti siamo ancora all'anno zero, invece la bicicletta proprio non c'è. Abbiamo fatto tutto un lavoro con un grant con gli Stati Uniti, ma non se ne è venuti fuori. Siamo ancora alle volte, perché siamo ancora a quel livello là. Però insomma, questo sarebbe un territorio totalmente da pionieri. Da inesplorato, su cui, perché noi abbiamo fatto questa domanda Autodesk Foundation, che hanno messo su un gruppetto di esperti in tutto il mondo, e noi pensavamo di avere qualche risposta. Le risposte gliele abbiamo date noi a loro, perché era zero, cioè, per cui con un po' di fantasia italiana ne veniamo fuori. E là abbiamo scoperto che quando dici WASP, che è questa ditta italiana emiliana, loro dicono cioè sono gli unici al mondo che sono riusciti a stampare con la terra, cioè gli unici al mondo. Come possiamo quindi portare la millenaria cultura della costruzione africana all'interno del progetto di stampa 3D? La soluzione va ricercata tra le righe del mistero. Molti infatti sostengono che i veri maker che hanno progettato ed edificato le piramidi fossero in realtà delle civiltà aliene. Alcuni ritengono, a ragion veduta, che le astronavi aliene avessero avuto delle difficoltà durante il viaggio e forando fossero capitate sul globo terrestre. Tesi suffragata dal fatto che le piramidi appunto sono a forma di triangolo, evidente riferimento alla difficoltà riscontrata. L'azienda italiana, la WASP, avendo un'area di stampa circolare, per ottimizzare l'area massima fa un volume circolare. Però ci sono tanti altri esempi, anche in Nord Europa, che usano angoli a 90 gradi tranquillamente. Insomma. No, la cosa straordinaria, devo dire, che abbiamo sperimentato, grazie a un suggerimento di Carlo, è che l'orizzonte sperimentale non sarà più quello di costruire degli edifici come abbiamo costruito sinora. La tecnologia, che sia tondo, curvo, che vada su dritto, cambia poco. Per cui si apre uno scenario completamente nuovo anche in termini di design delle cose, cioè, perché comunque l'architettura è legata a una tecnologia. Se tu hai una trave di legno, hai una trave dritta, no? Ma questo stanno già lavorando, sono già
altre sperimentazioni, ci sono dei ponti per esempio che mettono il materiale esclusivamente dove serve. Lui, devo dire, poi magari ne parla Deborah, ha fatto un lavoro straordinario in questi termini, perché è andata a esplorare le forme a partire dalla tecnologia, e questo è un orizzonte progettuale interessantissimo. La puntata di oggi si conclude qui, ringraziamo l'esperto di Maker, saluto, Enrico Ruggeri, per essere stato con noi a Maker Chef. 2 grammi di silicio, 4 pezzi d'acciaio, lasciare ad essiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef. Shut